Buonasera, volantino su Andreotti. Finito. Io amo Andreotti, come faccio? Ma è colluso con la mafia. Vabbè, anch'io sono mafioso. Ah, complimenti, complimenti vivissimi. Si scherza? Andreotti non è, non si scherza con Andreotti. Scusi, sa di Andreotti? La sentenza. Sa che qua in Bocconi si indigna? Si indigna? È considerato un mafioso della Cassazione. Lo so. Ma si indigna? Che cosa ci vogliamo fare? Lo fucileremo. Non conosco in una maniera così articolata e profonda la sentenza per poter esprimere un parere. Allora, come esiste sensato? Beh, te lo posso dire io, te lo accenno? Sì, prego. Cioè, è stato riconosciuto responsabile di collusione con la mafia per la prescrizione. Però la sentenza sulla legge è pesante per un personaggio che sta ancora in Senato. E vota. Eh? E vota. E vota. Io su questo ti do ragione. Cioè, sulla gravità del fatto evidentemente ho ragione. Ma sulla prescrizione per mafia, cioè che poi è stato riconosciuto responsabile. Lo sapevate già? Ma ne stanno tante schifezze in Italia, cioè bisogna rompere le palle a Andreotti. La Cassazione ha sentenziato che era un colluso con la mafia, ma se l'è cavata con la prescrizione. Lo sapeva? Non è l'unico che beneficia della prescrizione. Però c'è una dichiarazione di responsabilità abbastanza pesante. Cioè che il politico più longevo d'Italia, il più rappresentativo, sia un colluso con la mafia, non la imbarazza un po' come cittadino? Infatti non l'ho mai apprezzato. Il mio principio è questo, che personaggi così descritti dalla giustizia del mio paese non dovrebbero più sedere nelle istituzioni. In poche parole questo. Secondo lei? Ma sì, io sono d'accordo in rimasto, ma purtroppo non tutti la pensano così.